Questa guardia nazista prima dormiva con i prigionieri e poi li mandava a morire nelle camere a gas. Irma Grese, conosciuta anche come la Iena di Auschwitz, era una guardia carceraria nel campo di concentramento di Auschwitz, tristemente nota per la sua natura sadica e per il piacere che traeva dall'infliggere dolore e sofferenza ai prigionieri. Picchiava brutalmente e indistintamente donne e bambini, li tormentava con frustate e percosse e li sottoponeva a crudeli esperimenti medici. Irma utilizzava la sua sessualità come strumento di potere e tortura. Si divertiva a selezionare giovani ragazzi attraenti per fare sesso con loro prima di mandarli a morire nelle camere a gas solamente perché era gelosa della loro bellezza. Prima di continuare, ricordati di seguire il canale. Catturata dai britannici, fu processata e condannata a morte. Nella notte prima dell'esecuzione, cantò inni nazisti fino al mattino senza mai dare segni di pentimento. E prima di essere impiccata, quando le fu infilato il cappuccio bianco, l'ultima parola che pronunciò fu «Schnell», «Presto».